Ehi ragazzi, giuro, mi sono pentito di aver fatto quel video domenica mattina, Inter-Atalanta partita da ufficio inchieste, dove facevo il finto gobbo, proprio perché ancora oggi arrivano commenti ragazzi da interisti che non hanno capito niente, perché si vedono un minuto di video e ti fanno la morale, ti dicono no, ma poi ti scrivono. Ma da dove la prendi la droga? Pure tu ti stai mettendo, già mi hanno chiamato drogato, cocainomane, spacciatore, mo ti stai mettendo pure tu. Tu, interista, a chiamarmi drogato. No, ragazzi, no, guardatevi tutto il video, guardatevi tutto il video. Possibile che quel video stia facendo così tanto clamore tra gli interisti? Cioè io l'avevo fatto per i gobbi, non l'avevo fatto per gli interisti. E mi ritrovo attaccato dagli interisti. Troppo forte, troppo forte. Però sono un bravo attore, bravo Aldo, bravo. Allora, ragazzi, oggi parliamo di Franco Ordine, perché giuro, non fai in tempo a fare un complimento a una persona che subito ti devi ricredere, ti devi ricredere. Ma siccome io poi, grazie a Dio, cioè nel canale ho amici che ne capiscono, no, di questi, cioè, sanno chi sono questi personaggi, sanno come. E li dobbiamo prendere. Io magari sono un po' più, cioè mi fido subito di quello che dicono e hanno ragione. Infatti molti mi hanno scritto quando ho fatto i complimenti a Franco Ordine, molti mi hanno scritto non ti fidare di quello dice le cose, ed è vero ragazzi, ed è vero. Infatti ha cambiato già versione su quello che aveva detto 2 giorni fa e ne parliamo subito. Iscrivetevi al canale ragazzi, perché negli ultimi 2 giorni 50 iscrizioni, sono davvero tante, tante, tante. Vi ringrazio. Do il benvenuto davvero a quelli che sono entrati a far parte dei miei amici. E ragazzi, non sono gobbo, non sono gobbo. Io sono leccese, tifo Lecce, ho a cuore l'Inter, quindi non sono gobbo, va bene? Non, ma non è l'insulto che mi fanno, che mi dà fastidio, ragazzi. Se ti apri un canale, metti in preventivo che ti insulteranno chi no, diciamo, non la pensa come te, oppure chi è di un'altra squadra, no? Perché poi ci sono gli idioti che basta che tu faccia il tifo per un'altra squadra e già ti insultano a priori. Ma essere insultato da un interista perché passo per gobbo, quello mi dà fastidio. Passare per gobbo, non mi fate passare per gobbo, ok? Guardate il video fino alla fine. Allora ragazzi, che situazione, ridolino pugliese. Allora ragazzi, no, mo, a prescindere da questo, no, torniamo seri. Ho fatto un video ieri dove dicevo di Biasin, no, che si prendeva a gioco di Mauro Suma, perché Biasin era forte del fatto che Franco Ordine avesse detto che come si chiama? Teo Hernandez e Leao fossero stati fatti fuori da Ibrahimovic, ed è stato lo stesso Franco Ordine a dire che Ibrahimovic era in ferie, così aveva detto, non in vacanza, in ferie aveva detto, in ferie. Quindi ieri cioè, è successo qualcosa sul canale di QSVS, ha fatto un video. Ha fatto un video, ci ha buttato questo video lì su QSVS, perché lui non ha un canale, diciamo, si appoggia, no, su tanti canali, su altri canali. Non milanisti, non tutti milanisti, c'è anche QSVS, non dite che lui è milanista. Lui non è milanista, lui tifa Foggia, tifa Foggia. Altrimenti vi denuncio. Così disse una volta. E non dire che sono milanista, altrimenti ti denuncio. E niente, aveva detto tutte queste cose qua, però magari l'avrà detto in un momento in cui, non, diciamo, senza pensarci, ecco, non capiva la gravità di quello che stava dicendo. Sicuramente o Mauro Suma l'ha preso per il collo così e ha detto, ma che cosa hai detto? Oppure gli sarà arrivata una chiamata dal Milan direttamente, cerca di mettere a posto le cose, perché hai detto delle cose che non dovevi dire. E ieri ha fatto un video su questo QSVS, dove diciamo buttavano la patata bollente su Fonseca, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Fonseca è stato preso solo come alibi, no? Ha
le brutte figure che il Milan sta facendo. E a me dispiace per quell'allenatore, perché io non lo considero un allenatore scarso Fonseca. Io lo ricordo alla Roma, e la Roma giocava bene con Fonseca. Solo che quando tu porti un allenatore dove già tu società non ci credi, no? Quello è il messaggio che fai passare ai calciatori. Quindi vedere Teo Hernandez e Leao a 50 metri durante il cooling break è la dimostrazione, no? Che tu, Milan, hai sbagliato. Cioè, non lo dovevi prendere proprio Fonseca, dovevi prendere un allenatore con le palle, perché oggi Fonseca non dà quell'aria, cioè non. Come devo dire, non, cioè il calciatore non percepisce Fonseca come un grande allenatore, quindi, ed è colpa della società. Per me Fonseca le sue squadre le fa giocare bene, ha delle lacune in fase difensiva, ma le fa giocare bene. Allora, nel video Franco Ordine dice che Ibrahimovic non è in ferie, non è in ferie, aveva solamente da fare, diciamo, no? Un qualcosa che era già programmato da tanto tempo. Quindi ritorniamo sulle parole che ha detto Mauro Suma. Ecco perché io ho detto: o è stato preso da Mauro Suma, e quindi è stato costretto a fare questo video perché ripete le parole che dice Mauro Suma. Però, ecco, al contrario di Mauro Suma, butta la croce su Fonseca. Il fatto del cooling break, no? E di Teo, non può passare così, caro Franco Ordine, che dici, ma sono cose che sono state ingigantite. Come sono state ingigantite? C'è un allenatore dalle direttive alla squadra, quelli stanno a 50 metri, non devono bere perché sono entrati in quel momento, però vedi Teo Hernandez con la bottiglietta che se la beve tutta, poi se ne butta un po' in testa. Cioè, capite ragazzi, stiamo parlando di oggi il Milan è costretto a fare brutte figure per colpa di questi personaggi qua. Ripeto, a me vedere il Milan così non è che mi faccia ridere. Fosse un'altra squadra, fosse il Poggio Reale, io riderei di gusto. Ma siccome non è il Poggio Reale, ma è il Milan, la cosa mi infastidisce pure un po', ecco. Mi infastidisce perché io contro il Milan, sinceramente, non ho niente. Quindi cioè, ha voluto fare lo zorro, no, della situazione su cose che aveva detto lui stesso. Quindi si è rimangiato tutto quello che ha detto a Top Calcio per fare un video dove le persone che non sono sceme, non sono sceme, cioè una persona il video lo ascolta, però se ha ascoltato quello che ha detto 2 giorni prima, dice: ma stai bene, stai bene. Quindi ragazzi, davvero, questo Milan è danneggiato dall'esterno, da squadre che gli fanno fare brutte figure sul campo, e dall'interno, e questa è la cosa brutta, è dall'interno. E abbiamo un Mauro Suma che non riesce a far passare il messaggio che la squadra oggi non è all'altezza della situazione e si inventa di tutto. Abbiamo un Franco Ordine che prima dice una cosa, 2 giorni prima, 2 giorni dopo ne dice un'altra. Ragazzi, non sono gobbo, non sono gobbo. Ragazzi, non sono gobbo. Era un video parodia dove io ho messo lo stesso titolo di un altro personaggio che aveva fatto quel video, e ho ripetuto le stesse cose che diceva quel personaggio. Non sono gobbo, non mi prendete per gobbo perché mi offendo.